Sembra venire, vai, pericolo scampato. Per ora, però mai dire gatto che non è nel sacco. Bene, andiamo a calare. Vai Nebro, le calate sono molto rapide. Fondale di circa 5 metri. Pellet. Voglio che le carpe trovino il pellet un po' ovunque, senza definire un punto preciso, quindi apro degli ampi raggi. Adesso siamo già troppo tempo fuori, torniamo indietro. Come farlo diventare più duro? Non sto scherzando, stiamo parlando dei pellet che utilizziamo in Spagna, siamo sul Rio Ebro. È chiaro che siamo venuti qua in aereo, non abbiamo potuto portare un vagone di materiale da pesca dietro, per cui abbiamo preso qua dei pellet che purtroppo si sciolgono in circa 8 ore. Allora abbiamo dovuto avere una genialata, insomma, qualcosa che potesse risollevare questo problema e darci la possibilità di pescare almeno 12 ore, anche 14 consecutivamente, senza il problema di avere un'esca che si scioglie. O si sbriciola. O si sbriciola. Dovevamo utilizzare quindi qualcosa che riuscisse a rendere più duro la consistenza dei pellet.
Che cosa di solito non attacca l'acqua e che cosa viene respinta dall'acqua? L'olio. Allora, abbiamo qua il Trout Halibut Pellet. È assolutamente un derivato dei pellet, ossia l'olio appunto del pellet, e qui in ebro si sposa benissimo con il classico pellet. Luca, facci vedere come funziona questo procedimento davvero molto semplice. È un procedimento semplicissimo, basta prendere un pochino di pellet nella vaschettina, versare un po' di Trout Halibut Oil abbondantemente, shakerare non solo stile barman, shakerarli e lasciarli riposare. Più il pellet verrà lasciato riposare, più respingerà l'acqua e più diventerà resistente. Noi diciamo, questi di solito lo prepariamo 5 ore prima che li andiamo a utilizzare, infatti ne abbiamo già una scorta pronta in attesa di innescarli freschi e pronti, insomma. Assolutamente, ma perché abbiamo voluto questa soluzione? Perché con l'utilizzo della classica rete c'è un problema grande, che se la carpa va a spirare e va a rigettare, la turbolenza che crea potrebbe, in casi n percentuali, potrebbe attaccare l'amo sulla stessa calza. Nel caso in cui l'amo si attacchi alla calza, il nostro terminale sarà praticamente, spareremo a salve. Per cui volevamo un'esca che non potesse avere questa possibilità qua. L'abbiamo risolto, problema risolto. Problema risolto. Con risultati eccezionali. Eccezionali. Perché aumentiamo anche l'attrattività, non solo la durezza. Cioè, questo è molto importante. Una delle parti componenti, come ha detto Mattia, dei pellet predilet è questo, l'olio di Trout Halibut Pellet. Quindi, per tutti i pescatori abituati a pescare con pellet perforati, ma anche pellet micro, il feeder e tutte queste cose qua, se volete aumentare la loro consistenza, con questo semplicissimo trattamento, questo semplice prodotto, sicuramente siete in pesca per molte più ore e con una maggior performance. Assolutamente sì. Sì, direi che è un prodotto che quando si viene a pescare in Ebro non può mancare. Va bene. Andiamo a vedere le catture. Andiamo a vedere le catture. Sicuramente non il record dell'Ebro, ma la strategia attuata sta dando frutti davvero inaspettati, appunto perché riusciamo a tenere le esche molto molto più tempo in acqua. Tiriamo su la bella regina. Oh. Pesce davvero massiccio. Di un molto largo, dà una potenza disumana. Davvero bello il rilascio di una cattura importante. Ragazzi, Rio Ebro è davvero spacca braccia, se mi vedete sono messo a pecora praticamente, ci stiamo divertendo tantissimo, abbiamo male dappertutto, però le catture si susseguono a raffica. I pesci sono bellissimi, questa è la classica common del Rio Ebro, un reginone potente, forte. Bello, si vede la livrea, no? Le classiche pinne color arancione, pesci potenti, pesci che ti spaccano le braccia quando sono in canna, pesci che aprono anche gli ami come ci è capitato fino adesso, bellissimi pesci che ti fanno divertire con dei baffi strepitosi, davvero bello, un viaggio che davvero consiglio a tutti. Adesso torna nel suo ambiente naturale. Che vuole andare, già, no, stai buono.
Guardate che bella. Com'è tranquilla. Sembra che voglia stare con noi, oh. Davvero velocemente ed è una gran figata. I don't really know what you think right now. When you're